Il Conumpli abbraccia un interessante progetto che si caratterizza come un festival enogastronomico popolare. Sono state 277 le iniziative organizzate dalla Proloco nel territorio provinciale, sia di carattere enogastronomico che sportivo, culturale, religioso e folcloristico. Un dato che evidenzia il lavoro e l'impegno nella salvaguardia delle tradizioni e nella promozione del territorio, sviluppato dalle 66 Proloco e dai tanti volontari che collaborano al loro interno, sotto il coordinamento del Comitato Umpli di Pesaro e Urbino. L'Assemblea Generale delle Proloco, svoltasi nella Sala Consiliare di Sant'Angelo in Lizzola, alla presenza del sindaco di Vallefoglia Palmiro Chielli e di altre autorità, il presidente Bartocetti ha illustrato le principali attività svolte dal Comitato Provinciale nel 2018 e i programmi per il 2019. Con la messa in rete di tutte le associazioni di categoria e tutte le Proloco, la provincia di Pesaro Urbino e la regione Marche, e l'altro progetto è e punta alla riqualificazione di tutto il territorio, di tutte quelle che sono le Proloco e quindi tutta la gestione degli uffici IAD della nostra provincia. Una grande soddisfazione che vede impegnati tanti volontari con quasi 300 eventi, diciamo quelli più consistenti, più numerosi, organizzati dalle Proloco della nostra provincia. Presente all'assemblea anche il presidente della provincia di Pesaro Urbino Paolini, che ha rimarcato l'importante contributo delle Proloco nel mantenere vive le tradizioni. Il senso di partecipazione che c'è da parte di tutti i cittadini e di quelli che fanno parte della Proloco, che lo fanno solo ed esclusivamente per volontariato, mantiene accesa la fiamma del senso di appartenenza e di radici e fa in modo che i territori subiscano forse un po' meno esodo e si rimanga più attaccati alle tradizioni, alle radici e al senso di appartenenza che nella nostra provincia fortunatamente ancora è molto forte. Quanto alle attività svolte nel 2018, oltre ad intensi rapporti istituzionali e numerosi incontri con le Proloco del territorio, risultano 366 le uscite del Natale che non ti aspetti sulla stampa quotidiana e periodica nazionale e locale e numerosi gli incontri informativi con i vigili del fuoco sulle misure di sicurezza nelle manifestazioni pubbliche. Tra i bilanci della Proloco risulta anche la collaborazione logistica per la festa della Polizia Pesaro, l'iscrizione dell'Umpli all'albo unico di servizio civile universale, la collaborazione nell'apertura al pubblico di strutture museali in modo continuativo e le innumerevoli iniziative dedicate ai prodotti enogastronomici. Ovviamente immagini, curiosità, dettagli, ricette tipiche del vostro territorio.